Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nelle nostre Cuscio Map brutte! E oggi abbiamo in compagnia Spaccafeffi. Saluti, signor Spaccafeffi. Ciao. Che saluto gioioso proprio. Ciao. È meglio, ma io so che la nostra bene amata Zenka non ci deluderà. Ciao. Vedi, così si saluta. Spacca è caduto. Tipo mi sono teletrasportato sopra, ma sono caduto. Ho visto cadere un gatto. Miri tippi. Ma perché? Perché? Anch'io. Ma perché? Subito ho dovuto. Ah, ok, scusa. Perché era bello, perché tu vuoi far andare me per prima. Dettagli della cosa. Ora direi di iniziare la descrizione. La descrizione della mappa. Però dai, prima vi ricordo, ragazzi, di lasciare un più pollici su che potete per farci continuare a suicidarci. Bene, ora leggerò la descrizione. Non mi ricordo, il nome della mappa era The Mysterious. C'è scritto qua, guarda. È vero, Mysterious. Quindi leggerò la descrizione. Lega. Ciao e benvenuti alla mia custom map, Mysterious Map. È una map. Questa cosa non la toglieremo mai. Tu sei un ragazzo quindicenne. Ti hanno imbavagliato e portato via in una prova di resistenza. Cioè, perché ti devi imbavagliare? No, non ho capito. Chi l'ha capito questo? Non lo so. Ed è troppi film, secondo me. Troppi film di spionaggio. Vabbè. Regole. Che cazzo sta facendo? Mi stavo imbavagliando. È imbavagliato. Ma non ha manco la bocca. E poi è vero, tra noi tre siamo gli unici ad avere la bocca. Io sono l'unico ad avere la bocca. Io c'ho il sorriso. Ma tu c'hai sempre il sorriso. Non ce l'hai. Ma tu senti da castoro, non hai la bocca. Tira sulla fascia. Regole: non piazzare e distruggere blocchi. Gioca in peaceful, niente mod. Girati per iniziare. C'è il muro. No, c'è Spaccafeffi. Guarda in alto e tu guarda di sotto. Guarda Senka. Cosa c'ho? Guarda Senka. Guarda sulla Senka. Guarda su. Lo sa. Che tu coglione. Col collo fatto male. Sarai bello te. Ma cambiati un sì, po' guardami. Le mutande. Va bene, iniziamo. Non hai alcuna altezza per saltare. Buona fortuna. In che senso non abbiamo altezza? Cioè dobbiamo aspettare di crescere. Allora le regole. Ma le ho già lette. Ne piazzo nei blocchi. Le ho lette. Ok, vai. Ah, secondo tipo io spengo la luce. Hop! Qui è un blocco di altezza. Hop! Madonna che proiettile! No, spacca vai. Io non ho capito come capo era fatto. Così, guarda. Io non ci riesco. Appena sei alla fine salti. Vai. No! È caduto. Ho accelerato troppo. È caduto in quello dopo. Mi tippi? Aspetta, com'è che si tipizzava al contrario? Cioè... No, sono qua. Dai, ce l'ho fatta! Sono morto davanti a lui. Senti. Ma l'ha piantato, Dai, ferma! Ferma! Dov'è? Oh... Oddio. Dove andare? Questa era davvero una prova difficile per noi, oh. Allora, una è giusta, due sono sbagliate. Io prenderò questa. Ho preso quella giusta. Voi prendete le altre. Ma anche no. Dai. Pacacessi, vai, prendi quella. Dritto. Vai. Vuole entrare su quello. Dai, credo in te, dai. Ok, sento TNT. Oddio, c'è la TNT. È il trucco più vecchio del mondo, quello della TNT con la ghiaia e la sabbia. Vai a vedere quella casa distrutta. Guarda che bello il mondo. Guarda che bello. Spacca. Dai. Mi rifaccio la strada. Cioè, allora, siamo in un mondo super piatto. Ci saranno 4 buchi, ci cadete sempre. Ma perché volevo provare ad andare sulla TNT? Funziona. Ma scusa, oh. Un corridoio si faceva male a fare. Raggiungi il tetto e salta dalle ragnatele. Come cavolo si salta dalle ragnatele? Cosa vuol dire salta dalle ragnatele? Non l'ho capito. Come si fa a saltare sulle ragnatele? Dalle ragnatele. Dalle. Vabbè, sulle, dalle. Ma non c'è un tetto. Giulle. Non c'è il tetto. Dove saltare sul tetto che non c'è? Cos'è successo? Ma
Non ho capito. Come salti sulle... Forse intendi dalle... quello, guarda, guarda, quello. Parkour, guarda, un mezzo parkour, guarda. Ehi, che bello. No, ma porca ma... Io posso passare dalla parte... No, non passi da lì. Ti poi sarà fatta, vero? Ah! No! Ce l'hai fatta? Dai, ma dai. Perché? Sto prendendo... No! Perché hai prendo danni? Dai, ma adesso... Sono intrappolato. David, salvati, salvati. Sì, mi ammazzi se mi salvi. No. Quante vita hai? Io? Me ne vado. Aiuto. Come va? Aiuto. Una morte lenta e dolorosa, tra l'altro, quella, secondo me. Aspetta che faccio il parkour. Smetti. No, no, non ti... ce la faccio, ce la faccio. Ma cosa ce la fa? Guardalo, guardalo. Sono vivo. Guardalo, guardalo, guardalo. Ormai ci ricadeva di nuovo. Aspettati la come. Ok, dormi. Eh no, se non è giorno, non è no. Non posso. Raggiungi la porta. Vabbè, ma è un mini parkour. Devi mettere notte. È un mini parkour, vai, dai. Hoppa. Hoppa. È stata una prova difficilissima. Raggiungi la porta. Raggiungi la porta. Io sono già arrivato. Uno... Io non lo so fare il parkour. Uno di voi due ci morirà sicuramente. No, ma dai! Chi è che mi ha spinta? Quando vedi il video poi lo scopri. Pacca. Volevo picchiare il pipi cazzo, no? Il pipi cosa? Pipi attento a non farti schiacciare. Da cosa? Che le leve che qui è già tirato. Che cosa? Non ho capito. Cosa? Mi sa... Aspetta, quanto rido, aspetta. Beh, aspetta. Che non gli si... Gli si è buggato tutto! No! Voleva fare i meccanismi che si aprono e si chiudono. Da, che tristezza. Per conto, spegniamo... Tristezza. Spegniamo tutto. Questa prova è stata terrificante, secondo me. Fine? Per ora. È finita! Ma siamo seri? Adesso... No! Cioè, tipo, in questa mappa lei c'è morta un'infinità di volte. Non ho capito sta cosa. Fine per ora. Ma là c'è una ancora! Basta! Aspetta, ma qua c'è una costruzione. Ma avete attivato i pistoni. La mappa va fatta con i pistoni attivati. Aspetta, qui ho trovato un pezzo. Ma vaffanculo, ma dimmelo. Qua trovato, aspetta, qui ho trovato un pezzo. No, ma... Quante volte sta morendo, basta. Oddio. Che cavolo di... Fatemi! Io ho trovato uno strano posto. Cos'è anche? Ma dove? Non lo so. È un po' più in là del, di dove eravamo. Vedi, c'è questa costruzione. Non so cos'è però. Guarda, c'è questa costruzione. Ma non ci siamo mica stati qui. Cos'era? Cos'è sta roba? La seconda parte. Ha pubblicato la prima, che stava già lavorando la seconda, quindi vuol dire che la seconda sarà una cosa. C'è il sequel. Ma non l'ho trovato su internet, ho già guardato. Aia. Vabbè, cos'è qua sto pollaio? Beh, io sento zampino di spaccacessi, secondo me. No, ti giuro, è automatico, ce l'ha già. Cioè, nel senso, non ho fatto niente di no. Nascono i polli in automatico in questa casa. Abbiamo no, trovato... No, lì c'erano già i cosi. Dove sei andati tutti? Ah, è qua. Non ho capito come... Vabbè, allora, riepilogo veloce della mappa. Noi siamo... A parte quello. Noi siamo... sono un ragazzo che viene rapito per chissà quale motivo, probabilmente per... Non mi hai aiutata? Io, ma te l'avevo aiutata. Probabilmente per motivi... Sì, sei aiutata. Per motivi al di là dell'umanità, probabilmente, perché era una dell'immaginazione. Cosa. Quello là, guardalo, guardalo, quello là, guardalo. Guardalo. Qua deletata la mappa. Madonna, quanto lagga. Aspetta, aspetta, io aggiungo il messaggio per il creatore della mappa, perché merita le giuste parole. Tanto passa, passa l'ambulanza. Sono le cose del mestiere, dai. Dai, stavo scrivendo un cartello. Ecco, ho fatto i complimenti per la bella mappa.
Leggi. Sbella la mappa. La mappa. Sbella la mappa. Bella, bella la mappa. Dai, sedetevi tutti intorno al fuoco, ragazzi. Oggi racconteremo la storia di una mappa orribile. Se la pianta lei di costruire, mi fa anche più un favore. Mi sta andando a fuoco la mappa. Si sieda. Si sieda prima che ci vada a fuoco il mondo. Bene, ragazzi. Madonna, ho fatto un bene, ragazzi. Tipo vecchia, tipo mia nonna. Non si vedrà la telecamera, ma chi se ne frega. Ho fatturato l'orecchia a qualcuno. Madonna. Spero che questa mappa vi sia piaciuta e noi vi siamo piaciuti, spero come al solito. Vi ricordo di lasciare pollice se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di non lasciarlo se non vi è piaciuto questo video. Commentate, condividetelo dovunque, anche accesso mi raccomando, perché il vostro sostegno è importantissimo anche per continuare avanti, italiano scorreggiuto, direi di questa qui di metterla nel TG Grit nel prossimo episodio. Alcuni di voi ragazzi mi hanno anche detto che alcune parole andavano bene, ma io me ne foto, quindi... Mi scusi, lei ha detto che voleva bruciare i grassi, ma questo mi sembra esagerato. Oh, Deviz, una porchetta da braccia. No! Ci vuole la tuga life. Metti il calderone. Entra sul calderone. Quindi, ragazzi, possiamo dire che è finita! Aspetta. No, io sul calderone, vai via, posso aspettare. Aspetta, sto qui comodo. Dove è il calderone? Ecco. Non riesco ad entrarci. Perché... Loca alla marinara. Il calderone. Io sì. Il gatto. Ma perché il gatto bollito? Del centro. Le ricette del centro. Di zio Davis. Guarda, il gatto bollito. La renca arrosto. Addio focherello. Ma certo. Paca.